Buon pomeriggio a tutti. Come sappiamo, leggiamo oggi il canto 27° del Purgatorio, che è il canto finale del Purgatorio come regno, quindi un canto conclusivo per quel che riguarda il magistero di Virgilio, le sofferenze, delle cornici purgatoriali e l'ultimo sogno di Dante in una cornice. Lo leggiamo come al solito tutto di seguito, poi faccio una pausa durante la spiegazione, così se avete delle domande me le inviate attraverso la chat. Siccome quando i primi raggi vibra, laddove il suo fattor lo sangue starse, cadendo libero sotto l'alta libra, e l'onde gange da nona ariarse, si stava il sole, onde il giorno s'engiva, come l'angel di Dio lieto ci apparse. Fuor della fiamma stava in sulla riva e cantava beati mundo corde, in voce assai più che la nostra viva. Poscia, più non si va, se pria non morde, anime sante il fuoco, entrati in esso, e al cantar di là non siate sorde. Ci disse come noi li fummo presso, perch'io divenni tal, quanto l'intesi, qual è colui che nella fossa è messo. In sulle man commesse mi protesi, guardando il fuoco e immaginando forte umani corpi già veduti accesi. Volsersi verso me le buone scorte, e Virgilio mi disse: figliuol mio, qui può esser tormento, ma non morte. Ricorditi, ricorditi, e se io sovresso Gerionti guidai salvo, che farò ora presso più a Dio? Credi per certo che se dentro all'alvo di questa fiamma stessi ben 1000 anni, non ti potrebbe far d'un capel calvo? E se tu forse credi che io ti inganni, fatti per lei e fatti far credenza con le tue mani al lembo dei tuoi panni. Pon giù ormai, pon giù ogni temenza, volgiti in qua e vieni, entra sicuro. E io pur fermo e contra coscienza. Quando mi vide star pur fermo e duro, turbato un poco, disse: or vedi, figlio, tra Beatrice e te è questo muro. Come al nome di Tisbe aperse il ciglio, Piramo in sulla morte, e riguardolla, allor che il gelso diventò vermiglio. Così la mia durezza fatta solla, mi volse al savio duca, udendo il nome che nella mente sempre mi rampolla. Ond'ei crollò la fronte e disse: come, volenci star di qua? Indi sorrise come al fanciul si fa, che vinto al pone. Poi dentro al fuoco innanzi mi si mise, pregando Stazio che venisse retro, che pria lunga strada ci divise. Siccome fui dentro, in un bogliente vetro gittato mi sarei per rinfrescarmi, tanterai vilo incendio senza metro. Lo dolce padre mio, per confortarmi, pur di Beatrice ragionando andava, dicendo: gli occhi suoi già veder parmi. Guidavaci una voce che cantava di là, e noi attenti pure a lei, venimmo fuor là ove si montava. Venite, benedetti patris mei, sono dentro un lume che lì era, tal che mi vinse e guardar non potei. Lo sol sen va, soggiunse, e vien la sera, non v'arrestate, ma studiate il passo, mentre che l'occidente non si annera. Dritta salì alla via per entro il sasso, verso tal parte ch'io toglieva i raggi dinanzi a me del sol che era già basso. E di pochi scagliol levammo i saggi che il sol porcar, per l'ombra che si spense, sentimmo dietro, e io e i miei saggi. E pria che in tutte le sue parti immense fosse orizzonte fatto d'uno aspetto, e notte avesse tutte sue dispense, ciascun di noi d'un grado fece letto, che la natura del monte ci affranse la possa del salir più e il diletto. Quali si stanno ruminando manse le capre, state rapide e proterve sopra le cime avante che si impranse, tacite all'ombra mentre che il sol ferve,
guardate dal pastor che in sulla verga poggiato sé lor di posa serve, e quali il mandrian che fuori alberga lungo il peculio suo queto pernotta, guardando perché fiera non lo sperga, tali eravamo tutti e tre a lotta, io come capra ed ei come pastoi, fasciati quinci e quindi d'alta grotta. Poco parer potea lì del di fuori, ma per quel poco vedea io le stelle di lor solere e più chiare e maggiori. Sì, ruminando e sì mirando in quelle, mi presi il sonno che sovente, anziché il fatto sia, sa le novelle. Nell'ora credo che dell'Oriente prima ragiò del monte Citerea, che di fuoco d'amor par sempre ardente, giovane bella in sogno mi parea donna vedere andar per una landa, cogliendo fiori, e cantando dicea: sappia qualunque il mio nome dimanda, chi mi son lia, e vo movendo intorno le belle mani a farmi una ghirlanda. Per piacermi allo specchio qui m'adorno, ma mia suora Rachel mai non si smaga dal suo miraglio e siede tutto giorno. Elle di suoi begli occhi veder vaga, com'io dell'adornarmi con le mani, lei lo vedere e me l'ovrare appaga. E già per gli splendori antelucani che tanto ai pellegrin sorgon più grati, quando tornando alberga men lontani, le tenebre fuggian da tutti i lati e il sonno mio con esse, ond'io levammi, veggendo i gran maestri già levati. Quel dolce pome che per tanti rami, cercando va la cura dei mortali, oggi porrà in pace le tue fami. Virgilio inverso me queste cotali parole usò, e mai non furo strenne che fosser di piacere a queste uguali. Tanto voler sopravvolermi venne dell'esser su, che ad ogni passo poi al volo mi sentia crescer le penne. Come la scala tutta sotto noi fu corsa, e fummo in sul grado superno, in me ficcò Virgilio gli occhi suoi e disse: il temporal fuoco è l'eterno, veduto hai figlio, e sei venuto in parte, dov'io per me più oltre non discerno. Tratto t'ho qui con ingegno e con arte. Lo tuo piacere omai prendi per duce, forse sei dell'erte vie, forse sei dell'arte. Vedi lo sol che in fronte ti riluce. Vedi le erbette, i fiori e gli arboscelli che qui la terra sol da sé produce. Mentre che vegnan lieti gli occhi belli che lagrimando a te venir mi fenno, sederti puoi e puoi andar tra elli. Non aspettarmi o dir più né mio cenno. Libero, dritto e sano è tuo arbitrio e fallo fora non fare a suo senno. Perché io te sovra te corono e mitrio. Allora, forse ricorderete che negli ultimi canti ci sono state date diverse informazioni sull'orario, per cui abbiamo percorso questo pomeriggio insieme a Virgilio, Stazio e Dante, sapendo in ogni cornice più o meno che ora era. L'ultima volta che ne abbiamo parlato, nell'ultima cornice, in quella dedicata alla penitenza della lussuria, erano più o meno le 4:30. Questo canto, appunto, in cui si chiude il cammino purgatoriale, si apre con una solenne indicazione oraria, nella quale non solo ci si dice che ora era nel purgatorio, che è quello che conta, ma anche che ora era nei quattro estremi del mondo. Ed è appunto un'indicazione che ricorda quella che Dante ci diede nel secondo canto del purgatorio, quando si iniziava la salita. Quindi questo fatto, appunto, che noi sappiamo com'era messo
il mondo quanto all'ora e quindi quanto agli astri, di nuovo ci annuncia la fine di quel percorso che si è intrapreso appunto nel secondo canto del Purgatorio. E quindi inizia il canto così come quando fa vibrare i primi raggi, chiaramente del sole, laddove il suo fattore, cioè Dio, sparse il sangue, quindi i raggi del sole vibrano a Gerusalemme, nel luogo della morte di Cristo, cadendo Ibero, cioè il fiume Ebro in Spagna, sotto l'Alta Libra, cioè era mezzanotte nella Spagna, nell'estremo occidentale del mondo, e là, e a Gerusalemme invece, no? Vibrano i primi raggi del sole, quindi è l'alba, sono le 6 del mattino, e l'onde in Gange da non ariarse, le onde del mare nel Gange sono arse al massimo perché è mezzogiorno, l'ora nona, così si stava il sole, onde il giorno sengiva, cioè il giorno se ne andava nel purgatorio, erano le 6 di pomeriggio, come l'angel di Dio lieto ci apparse, quando ci apparve l'angelo lieto di Dio, che chiaramente corrisponde all'ultima cornice, quella dedicata alla lussuria. Quindi se ne sta andando il giorno nel purgatorio, e l'angelo che deve appunto dare l'avvio a loro fino al prossimo, paesaggio, che però, essendo questa l'ultima cornice, il prossimo paesaggio sarà l'Eden, sarà il paradiso terrestre, adesso appunto parla questo angelo come tutti quelli che abbiamo trovato finora su tutte le cornici, dicendo appunto le beatitudini tratte dal Vangelo di Matteo. Fuor della fiamma stava in sulla riva, cioè stava sul bordo della cornice, fuori chiaramente dalla fiamma, da questo fuoco, vi ricordate, che lanciava la parete di questa cornice, dentro le cui fiamme sono uniti i lussuriosi, e cantava Beati Mundo Corde, cioè beati puri di cuore, quindi la sesta beatitudine evangelica, chiaramente in riferimento alla castità, alla purezza di cuore che si oppone alla lussuria, in voce assai più che la nostra viva, quindi in una voce più viva del canto umano, come al solito fanno gli angeli. E al verso decimo aggiunge, e questo sì eccezionale, mentre quello che ha detto finora è prevedibile perché è quello che hanno cantato gli angeli su tutte le cornici, adesso aggiunge una grande novità. Poscia, più non si va, se pria non morde, anime sante il fuoco, entrati in esso e al cantar di là non siate sorde. Cioè non si può andare oltre se il fuoco non morde tutte le anime che passano. E chiama Virgilio, Dante e Stazio anime sante attraverso un vocativo che ha destato parecchia perplessità, visto che in realtà nessuno dei tre in rigore è santo finora, però evidentemente Stazio e Dante sono destinati a diventare santi in paradiso, e Virgilio chiaramente sta portando a termine una missione provvidenziale che lo rende eccezionalmente, insomma, santificato prima che debba tornare all'inferno. Allora l'angelo dice a Virgilio, Stazio e Dante che non si può andare oltre se non passano attraverso le fiamme, e invita al verso 11, entrate in esso e non siate sorde al cantare di là, cioè fate attenzione e datevi animo
ascoltando la musica che è dall'altra parte, che si sente dentro le fiamme. Al verso 13, allora Dante, insomma, come al solito proponendoci di accompagnare lui come pellegrino nelle sensazioni, solo qua ci annuncia attraverso il verbo introduttorio che questo, no, ci disse come noi li fummo presso, cioè questo è detto dall'angelo non appena noi ci avvicinammo a lui. E allora Dante al verso 14, sentendo che per la prima volta lui deve soffrire in carne propria, detto letteralmente perché a differenza di tutto il resto Dante ha il suo corpo materiale, deve soffrire un, diciamo, un dolore in carne propria, diventa, dice, perché io divenni tale quando lo intesi, qual è colui che nella fossa è messo. Cioè divenni pallido come se fossi un morto che sta per essere messo nella tomba. Oppure, secondo altri, ebbi una tale paura come coloro che sono, che stanno per essere seppelliti vivi. E allora Dante, al verso 16, mette le mani così, guardando il fuoco, in su le man commesse mi protesi, quindi misi le mani avanti insieme, guardando il fuoco e immaginando forte umani corpi già veduti accesi. Guardando il fuoco e ricordando con l'immaginazione fortemente corpi umani bruciati, il che era chiaramente un'esperienza relativamente usuale nel Medioevo, quello di vedere eretici o streghe, insomma, bruciati vivi. E quindi che fa Dante con questo gesto? Sta pregando l'angelo di esonerarlo dal mettersi lui nel fuoco, visto che ha un corpo, no? Questo momento, come ora vedremo dalle parole di Virgilio, è un momento di estrema crisi di Dante. Chiaramente non vuole, ha una paura veramente di quelle che bloccano, un terrore che lo paralizza e che probabilmente deriva dal fatto che, avendo il suo corpo con sé, ed essendo ormai consapevole di tutte le colpe che dovrà purgare quando tornerà da morto con la sua, solo con l'anima lì, probabilmente gli viene la paura di morire in questo fuoco senza essersi pentito di tutti i peccati. E quindi al verso 19, quando Dante fa questo gesto di preghiera all'angelo affinché gli, diciamo, gli perdoni, lui che eccezionalmente è vivo, di passare attraverso questa barriera di fuoco, e al verso 19, chiaramente Virgilio e Stazio si rendono conto della paura di Dante, volsersi verso me le buone scorte, cioè quelli che loro camminavano davanti, intuendo che Dante dietro, insomma, ha sentito che anche lui deve attraversare il fuoco, si girano verso di lui. Dunque, prima di affrontare questo episodio meraviglioso, in cui, come vedremo, Virgilio si serve di tutte le sue risorse di maestro pur di convincere Dante ad attraversare il fuoco, chiariamo brevemente che cosa significa questo fuoco, perché appunto essendo così particolare il fatto che anche Dante debba soffrirlo è stato oggetto di innumerevoli discussioni. Intanto c'è una cosa indubbia ed è il fatto che questo fuoco della settima cornice svolge una doppia funzione, cioè da una parte purifica le anime dei penitenti lussuriosi,
Ma d'altra parte questo lo vediamo soprattutto grazie al personaggio di Stazio, è un rituale di purificazione che debbono compiere tutti i penitenti, indipendentemente dal fatto che si siano macchiati individualmente dal peccato di lussuria. E quindi evidentemente, perché se non ci fosse Stazio noi avremmo il dubbio se questo non sia un rituale solo per Dante. Il fatto che anche Stazio debba attraversare questo fuoco ci sta indicando che tutti i penitenti, prima di accedere all'Eden, debbono attraversare un fuoco, insomma, purgatoriale, che in qualche modo ricorda la breve tradizione sul purgatorio. Sapete che il termine purgatorio, ne abbiamo parlato all'inizio del nostro corso di quest'anno, inizialmente era un aggettivo facente parte di un sintagma il cui sostantivo era appunto fuoco, ignis, e che poi, insomma, lungo i secoli cominciò a fare a meno dell'aggettivo per sostantivarsi. Però appunto nella coscienza dei lettori di Dante, il purgatorio era ancora legato all'idea di questo fuoco che, secondo Agostino, purificava le anime affinché diventassero degne di vedere Dio. E il fatto che Dante, diciamo, metta questa barriera di fuoco tra la settima cornice e il paradiso terrestre è probabilmente da associare con questo gladius igneus, questa spada di fuoco che secondo il Genesi ha l'angelo che protegge il giardino dell'Eden dopo il peccato originale. E infine, l'ultima cosa che sembra abbastanza ragionevole associare a questo fuoco è il fatto che San Giovanni Battista, nel momento insomma, del battesimo per acqua, fa una profezia su diciamo, uno più forte di lui che in futuro battezzerà le anime con il fuoco purificatore. E quindi è come se anche questo rituale che debbono soffrire le anime, Dante compreso, per entrare all'Eden, complementasse, diciamo, il battesimo di acqua attraverso questo elemento che si oppone all'acqua, che nel caso di Dante, non a caso, appunto, in rapporto con quest'altra indicazione oraria solenne che ricorda questa con cui si apre questo canto, si associa, vi ricordate, il lavaggio del viso con l'acqua di rugiada che Virgilio gli ha fatto nell'intraprendere la salita, vero? Allora, torniamo al verso 20. Si sono girati verso di lui Virgilio e Stazio che sono davanti, vedendo che Dante, insomma, sta pregando di non dover anche lui entrare nel fuoco. E Virgilio mi disse: figliuol mio, qui può essere tormento, ma non morte. Cioè Virgilio con la sua solita, insomma, efficacia verbale, la prima cosa che dice a Dante è quella fondamentale, cioè questo fuoco fa male, provoca dolore, ma non uccide, cioè è un fuoco che, insomma, fa sentire dolore, però non ti uccide come il fuoco che consuma, diciamo, al mondo. Ma evidentemente Dante, insomma, con questa informazione non è soddisfatto, per cui Virgilio insiste al verso 22 con il realismo colloquiale delle ripetizioni: ricorditi, ricorditi, e se io sovresso Gerionti guidai salvo, che farò ora presso più a Dio? Allora, Virgilio propone a Dante, in questo suo momento di paralisi, diciamo a causa del timore, l'altro momento del viaggio nell'inferno in cui provò una paura analoga,
che è stata, non so se vi ricordate, nel passaggio tra il settimo e l'ottavo cerchio, quando Dante se n'era andato da solo a vedere gli usurai e quando era tornato all'orlo del burrone aveva visto Virgilio già montato sulla groppa di questo mostro, dalla faccia di uomo buono, avente un corpo pieno di arabeschi e delle zampe e una coda da scorpione, e che in quel momento, insomma, ha una paura folle, però vedendo che Virgilio è già sopra, insomma, deve salire. Due, diciamo, considerazioni sulla presenza, diciamo, nella memoria di questo evento qua. Innanzitutto il fatto che quello che aveva spaventato moltissimo Dante di quel episodio era da una parte il mostro orrendo sul quale doveva montare, d'altra parte, come si narra in questa magnifica narrazione del canto 17 dell'Inferno, il volo, cioè il fatto di volare che tradizionalmente è associato alla follia. Come infatti nel canto 17 dell'Inferno si ricorda esplicitamente quando Dante dice: non credo che maggior paura abbia avuto Fetonte nel momento in cui perse le redini del carro del sole, o Icaro quando sentì che gli si scollavano le ali di cera, insomma, che gli aveva fatto il padre. Quindi chiaramente il motivo del volo impaurisce, e non è casuale perché Dante, dopo aver oltrepassato la barriera di fuoco, sarà attraverso altri rituali, ma sarà prossimo al volo in paradiso. Quindi dall'accostamento tra la paura che provò di fronte a Gerione con la paura che prova di fronte al fuoco, emerge appunto la crisi di fronte a un volo che in questo caso è provvidenziale, ma che è comunque qualcosa di sovrannaturale dato a Dante, che nella storia dell'uomo non ha precedenti vittoriosi, vero? Ma sempre esiti tragici, come appunto insegnano il mito di Fetonte e di Icaro, vero? E l'altra cosa che noteremo subito dopo è che, però è bene ricordare adesso, è che quando appunto Dante sale finalmente sulla groppa di Gerione, Virgilio propone un'inversione della loro posizione rispetto all'andamento solito del viaggio, perché, come ricorderete, sia nell'inferno che nel purgatorio ha sempre camminato Virgilio davanti e Dante dietro. E in quel momento, eccezionalmente, per proteggere Dante dal veleno della coda di Gerione, Virgilio dice a Dante: mettiti tu davanti a me, così io sono in mezzo tra il pericolo e te. E ora vedremo che di fronte a questa paura di Dante, Virgilio farà una cosa analoga a quella che fece nell'episodio di Gerione. Allora, tornando a questi versi, quello che Virgilio sta dicendo è: ricordati che io ti ho guidato in salvo nell'inferno, che non posso fare adesso che siamo più vicini a Dio. Evidentemente Dante non reagisce, quindi al verso 25 continua Virgilio: credi per certo che se dentro all'alvo di questa fiamma stessi ben 1000 anni non ti potrebbe far d'un capel calvo? Cioè, credici che è vero che anche se tu stessi 1000 anni dentro la fiamma non potrebbe consumarti neanche un capello? Questa iperbole di ben 1000 anni, in rapporto con una fiamma che oltre a questa ultima funzione generale svolge, come abbiamo visto negli ultimi due canti, la funzione di purificare dalla lussuria, è stata interpretata da
più dantisti come una sorta di confessione indiretta del fatto che Dante, anche lui individualmente, si fosse macchiato di lussuria, il che tornerebbe con il fatto che nella Selva Oscura è stata la lonza, la prima fiera che gli impedisce l'andamento naturale verso il mondo illuminato, e anche con un discorso che farà Beatrice nell'Eden quando incontrerà Dante e gli rinfaccerà i suoi peccati. E quindi anche così come vi ricordate, è stato esplicito nel canto tredicesimo che Dante è già spaventato del peso dei penitenti di Superbia della prima cornice, il fatto che abbia questa paura così forte nei confronti di questa fiamma, forse appunto suggerisce la sua visione che in un futuro dovrà esserci dentro parecchio tempo. Ma evidentemente nemmeno quest'iperbole, questo contrasto tra i 1000 anni e un capello, convincono Dante, quindi Virgilio, al verso 28 aggiunge: «E se tu forse credi che io ti inganni, fatti ver lei e fatti far credenza con le tue mani al lembo dei tuoi panni». Virgilio deve star diventando nervoso, no? Perché qui gli dice: insomma, se credi che io ti inganni, che sarebbe abbastanza, insomma, offensivo a questa altezza del viaggio, che Dante non creda alla verità delle parole del maestro, ma gli dice: avvicinati, avvicinati e metti il lembo, cioè il bordo del tuo vestito, dentro la fiamma e vedrai che questo è un fuoco che non consuma. E questa, diciamo, l'idea sulla quale torna Virgilio più volte, sul fatto che il fuoco può far male, ma non può danneggiare. Ma evidentemente Dante è sempre lì, per cui al verso 31 insiste Virgilio: «Congiuo, mai congiuo ogni temenza, volgiti in qua e vieni, entra sicuro». Cioè, Dante evidentemente continua a guardare l'angelo e dice: «Vieni verso qua, entra, deponi ogni timore». E al verso 33, attraverso una efficacissima costruzione nominale, cioè senza verbo, Dante confessa, chiusesi le virgolette del discorso di Virgilio: «E io pur fermo e contra coscienza». Cioè, e io fermo lì, senza muovermi, nonostante tutti questi esempi, proposte, spiegazioni di Virgilio, e contro la mia coscienza. Cioè Dante è consapevole che le parole di Virgilio coincidono con la sua buona coscienza, e ciò nonostante il timore sta prevalendo su di lui. Questa, diciamo, identità che qui si stabilisce tra la voce di Virgilio e la voce della coscienza del proprio Dante è molto significativa. Perché, come probabilmente avrete intuito durante la lettura generale del canto all'inizio, è imminente l'addio di Virgilio, il fatto che Virgilio non gli parlerà più, e quindi è come se il Dante scrittore, facendo coincidere la propria coscienza con la voce del maestro, ci stesse annunciando che in realtà è già pronto per agire da solo, perché la voce di Virgilio ormai coincide con la sua voce interna, con la sua coscienza, e quindi è il momento in cui l'insegnamento di Virgilio sta per diventare superfluo, tra un po'. Allora, al verso 34, Virgilio, come ogni volta che si mette in evidenza il proprio limite, come gli era capitato, vi ricordate, quando Dante ebbe questo primo timore di fare il viaggio nel secondo canto dell'Inferno, quando Dante dice: «Non sono Enea né Paolo, io insomma temo che la mia venuta non sia folle».
riconoscendo il proprio limite, nomina Beatrice, che chiaramente complementa il suo insegnamento. Dal punto di vista proprio letterale, il maestro, quello che il maestro razionalmente non può tenere, lo può tenere il nome della donna amata, e dal punto di vista chiaramente simbolico, questo passaggio estremo che implica il raggiungimento della felicità nel mondo, perché quello rappresenta l'Eden, evidentemente ha bisogno di un motore di fede che eccede la ragione che simboleggia Virgilio. E quindi al verso 34, quando mi vide stare pur fermo e duro, turbato un poco, disse: or vedi, figlio, tra Beatrice e te è questo muro. Cioè, quando vide che Dante è fermo, usa la stessa parola che, diciamo, che aveva usato nel canto nel verso 33esimo, è duro, cioè rigido, come impietrito, in senso, cioè impermeabile a tutte le argomentazioni razionali, un poco turbato. Questo turbamento di Virgilio è lo stesso turbamento che ebbe nell'entrare al limbo, cioè ogni volta che lui ricorda la sua insufficienza per raggiungere la felicità a cui Dante è destinato, e gli dice: ora vedi, figlio, la sola cosa che ti separa da Beatrice è questo muro di fuoco. E non è casuale, come niente in Dante, questa metafora del muro, perché, come immediatamente vedremo, Dante ora, per paragonare la sua, diciamo per rendere il suo cambiamento davanti al nome di Beatrice, si vale del mito ovidiano di Piramo e Tisbe, che era molto popolare nel Medioevo, che appunto narra come due vicini adolescenti si amassero e si parlassero attraverso un piccolo foro del muro che divideva le loro case, se non che, non accontentandosi di quello, Piramo aveva proposto a Tisbe di incontrarla sotto un gelso in bosco a mezzanotte, e Tisbe era arrivata prima. Mentre aspettava Piramo sotto il gelso, è venuta una leonessa dalla quale lei era scappata, lasciando cadere il suo velo. La leonessa, annusando il velo, l'aveva strappato. Essendo andata via la leonessa, è arrivato finalmente Piramo, trovando questo velo di Tisbe danneggiato. Aveva subito, diciamo, capito, sbagliando, che Tisbe era stata uccisa dalla leonessa, e aveva preso la spada e l'aveva ficcata tra le costole, se non che Tisbe, arrivando, vede il suo amato in punto di morte e gli dice: Piramo, sono io, sono Tisbe. Il che, da quello che racconta Ovidio, sentendo il nome della donna amata, Piramo fa quest'ultimo gesto vitale di aprire gli occhi, guardarla e morire. Dopodiché Tisbe, con la stessa spada, uccide se stessa, e il sangue di entrambi tinge le radici del gelso, e da quel momento il gelso dà i frutti rossi anziché bianchi, come erano prima della metamorfosi. Ora, di tutto questo mito che io ora vi ho raccontato brutalmente, Dante prende dal racconto ovidiano solo questo
infimo momento in cui, sentendo il nome della donna amata, rivive per un attimo Piramo per poi morire. E quindi al verso 37 Virgilio ha appena detto a Dante: tra Beatrice e te è questo muro. E quindi al verso 37, come al nome di Tisbe, aperse il ciglio Piramo in sulla morte e riguardolla, allor che il gelso diventò vermiglio, così la mia durezza fatta solla, mi volsi al savio duca, udendo il nome che nella mente sempre mi rampolla. Qui è molto bello l'uso del verbo rampollare, che vuol dire dare nuovi fogli, foglie, l'albero, al presente, cioè il Dante scrittore unisce l'effetto che ebbe il nome di Beatrice in lui nel momento del viaggio, che gli diede la forza di attraversare il fuoco, con l'effetto che continua a fare il nome di Beatrice in lui mentre scrive anni dopo il libro. Continua ad essere il nome di lei a dargli le speranze che lo muove verso il bene. E allora Virgilio, al verso 43, essendosi accorto che il nome di Beatrice ha finalmente ammorbidito la durezza della paura di Dante, con la solita sobrietà e pudore, cercando di sdrammatizzare questo momento che è davvero drammatico, fa una sorte di scherzo, fa una battuta ironica, Virgilio, al verso 46, scusate, 43, ond'ei crollò la fronte e disse: come volenci star di qua? Indi sorrise come al fanciul si fa che è vinto al pome. Allora Virgilio alza le sopracciglia, quindi insomma crolla la fronte, dice: allora rimaniamo di qua? Vuoi che rimaniamo qua? Sapendo, insomma, prendendo in giro Dante, vedendo come nessuna delle risorse razionali di cui si è valso prima hanno potuto ottenere da parte sua la volontà che il solo nome di Beatrice ottenne, e gli fa: allora rimaniamo di qua? E poi sorride a Dante come un adulto sorride a un bambino quando si lascia tentare da un frutto. Questa immagine del pome è molto importante perché, come vedremo, è attraverso questa stessa metafora del pome che Virgilio annuncerà a Dante che la felicità è molto vicina. Allora al verso 46, poi dentro al fuoco innanzi mi si mise, cioè Virgilio, vedendo che Dante è pronto per entrare al fuoco, entra lui prima, pregando Stazio che venisse retro, che pria per lunga strada ci divise. Questo è un gesto davvero, insomma, ineffabile di Virgilio, che siccome dalla quarta cornice, quando hanno incontrato Stazio, Virgilio cammina, diciamo, un po' lontano da Dante perché c'è Stazio in mezzo, adesso chiede a Stazio di alterare l'ordine gerarchico che stanno mantenendo fin da, insomma, il momento in cui si sono incontrati, e di andare dietro Dante per avere Dante vicino in questo momento terribile di sofferenza fisica di Dante, che è il fuoco. Quindi è un momento davvero commovente, perché Virgilio sa che la sua separazione dal discepolo è imminente e lo vuole consolare essendogli vicino dentro le fiamme. E al verso 49, siccome fui dentro, in un bogliente vetro gittato mi sarei per rinfrescarmi, tant'era ivi lo incendio senza vetro. Dante, per darci l'idea di com'era caldo, quanto scottavano quelle fiamme, dice che non appena entrò avrebbe voluto gettarsi dentro vetro liquido per rinfrescarsi, tant'era enorme, insomma, l'incendio
di quelle fiamme. E allora Virgilio, mentre stanno attraversando il fuoco, al verso 52, lo dolce padre mio, per confortarmi, pur di Beatrice ragionando andava, dicendo gli occhi suoi già veder parmi. Qui Virgilio, veramente amorevole come al solito, per dar forza a Dante dentro questo momento di grande tortura, andava parlandogli di Beatrice, dicendo: già mi sembra di vedere i suoi occhi. Questo è molto importante perché gli occhi di Beatrice, che tra l'altro Virgilio conosce, perché vi ricordate che nel secondo canto dell'Inferno lui descrive la bellezza di questi occhi che luccicavano più che le stelle. Intanto è molto importante simbolicamente il fatto che gli occhi di Beatrice, come ci abitueremo a vedere da quando lei verrà al paradiso terrestre a prendere Dante e rivedremo lungo tutto il volo in paradiso, perché sono più belli che le stelle, perché rispecchiano l'amor divino. E quindi Virgilio chiaramente questo probabilmente nel limbo non ha potuto valutarlo, ma si sì, ha percepito una bellezza che va oltre il naturale negli occhi di Beatrice. Ma poi la cosa anche stupenda di questo verso è che Virgilio, senza mentire a Dante, perché gli dice mi sembra di vedere, sta incoraggiando Dante, servendosi di una bellezza che lui non vedrà più. Perché, come vedremo tra qualche settimana, quando verrà Beatrice, lui non potrà vederla, lui se ne andrà. E quindi è molto interessante e bello che l'animo che Virgilio sta dando a Dante si basa su una felicità che a lui è vietata, che Dante effettivamente avrà, ma che lui non potrà godere. E allora al verso 55, come era stato annunciato dall'angelo, che vi ricordate aveva detto al canto dell'altra parte non siate sorde, al verso 55 guidavaci una voce che cantava di là e noi, attenti pure a lei, venimmo fuor là ove si montava. Cioè ci indicava la strada, no? Che dovevamo fare dentro il fuoco, una voce che cantava dall'altra parte delle fiamme e noi solo facendo attenzione a lei arrivammo fuori dalle fiamme, laddove si montava, dove c'è una scala che appunto porterà all'Eden. Al verso 58, venite benedetti patris mei, sonò dentro un lume che lì era, tal che mi vinse e guardar non potei. Allora, dentro una luce che c'era lì, talmente intensa, eccede la capacità visiva di Dante, quindi Dante deve abbassare lo sguardo. Dentro questa luce, che chiaramente avvolge un angelo, Dante sente questo annuncio, che è quello che secondo il Vangelo di Matteo sono le parole che Gesù dice agli apostoli per annunciare quello che dirà agli eletti il giorno del giudizio finale, e quest'angelo evidentemente riceve le anime che hanno superato la barriera del fuoco, promettendo la salvezza imminente della visione beatifica, no? Gli riceve come siete arrivati qua, venite voi eletti alla patria di Cristo. E poi al verso 61, lo sol se va, soggiunse, e vien la sera,
non v'arrestate, ma studiate il passo, mentre che l'Occidente non s'annera. Cioè, il sole se ne sta andando, come sapevamo fin dall'inizio del canto, che erano le 6 di pomeriggio, sta arrivando la sera, è sempre l'angelo che parla. Non fermatevi, anzi, sollecitate il passo, quindi sforzatevi di camminare il più possibile mentre possiate, cioè finché l'Occidente non diventa buio, non diventa nero e non potrete far più niente. Allora, loro, quello che gli è stato detto, cioè è stato detto dall'angelo a Virgilio, Ostazio e Dante, che devono salire il più possibile questa scala che porta dalla settima cornice all'Eden, il più possibile finché potranno, e poi quando sarà sera, come al solito, non avranno più né la forza né il desiderio di continuare a salire. Allora, al verso 64. Dritta salì alla via per entro il sasso, verso tal parte ch'io toglieva i raggi dinanzi a me del sol che era già basso. Cioè, stanno questa via entro il sasso, la pietra della parete purgatoriale, saliva verso l'oriente in modo che io, dice Dante, con il mio corpo interrompevo il passaggio dei raggi del sole davanti a me, di questo sole che già si stava ponendo in occidente. Perché ci dice questo? Perché appunto nella prossima terzina si accorgono che il sole non c'è più proprio perché non vedono davanti a sé l'ombra di Dante, no? Cioè hanno il sole alle spalle e dal fatto che scompare l'ombra di Dante si accorgono che il sole è già scomparso nell'orizzonte. Al verso 67, e di pochi scaglion levammo i saggi, cioè assaggiammo solo pochi gradini, che il sol corcar per l'ombra che si stense, sentimmo dietro e io e i miei saggi, cioè facemmo prova solo di pochi gradini che ci accorgemmo che il sole dietro di noi era già scomparso perché appunto abbiamo visto che si spegneva la mia ombra. E al verso 70, e pria che in tutte le sue parti immense fosse orizzonte fatto d'uno aspetto e notte avesse tutte sue dispense, ciascun di noi d'un grado fece letto, che la natura del monte ci affranse la possa del salir più e il diletto. Bellissimo il modo in cui racconta tra il verso 70 e 72 l'avanzare del buio, no? E prima che in tutte le sue parti immense l'orizzonte fosse diventato di un solo aspetto, cioè buio, e che la notte avesse occupato tutte le zone, ognuno di noi si fece letto di un gradino, giacché la natura del monte ci impedì il potere di continuare a salire su e il diletto, cioè il piacere appunto di salire. E qui Dante, per darci l'idea di come lui, Virgilio e Stazio, fecero, insomma, si accomodarono per passare la notte, fa un lungo paragone con il pastore, il suo gregge, solo che in questo caso lui è la sola pecora del gregge e ha questo privilegio di essere custodito da ben due pastori, cioè Virgilio e Stazio. Quali si stanno ruminando manse le capre, state rapide e proterve sopra le cime avante che sien pranze, tacite all'ombra mentre che il sol ferve. Guardate dal pastor che in sulla verga poggiata a sé e lor di posa serve. Allora, così come le capre mansuete se ne stanno ruminando, cioè rimasticandosi insomma nello stomaco il cibo, le capre che prima erano state rapide e proterve sopra le cime,
prima di aver mangiato, ma ora se ne stanno tacite, cioè senza fare rumore, all'ombra, mentre il sole brucia, custodite dal pastore che appoggiato sul suo bastone dà loro il riposo. Questo è il primo termine del paragone che servirà a indicare come Dante, e quali il mandrian che fuori alberga, cioè il pastore che dorme fuori, lungo il peculio suo queto per notta, passa la notte accanto al suo gregge, guardando perché fiera non lo sperga, cioè facendo attenzione che non arrivi una belva e lo disperda il gregge. Tali eravamo tutti e tre a lotta, io come capra ed ei come pastori, fasciati quinci e quindi d'alta grotta. Perché Dante dice così? Perché lui, avendo un corpo, è l'unico che ha bisogno di dormire. Virgilio e Stazio, che chiaramente essendo anime non sono stanchi, lo custodiscono mentre dorme lui. E protetti, no? Fasciati, quinci e quindi, cioè a un lato e all'altro, dall'alta grotta della montagna dentro la quale è scagliata la scala che loro stanno percorrendo. E al verso 88, poco parer potea lì del di fuori, cioè era così stretta quella scala che quello di fuori si poteva vedere poco, ma per quel poco vedea io le stelle di nor solere e più chiare e maggiori, ma per quel poco che si poteva vedere di cielo, io, dice Dante, vedevo le stelle più lucenti e più grandi di quello che si sogliono vedere, di quello che si vede dalla terra. Questo è molto importante perché da una parte, seguendo il senso letterale, questo ci indica che questa montagna è altissima, come ci aveva già detto Ulisse, che aveva visto una montagna quanto non aveva mai visto una così alta, e quindi è più vicina alle stelle, perciò le stelle si vedono più grandi e più luminose quando si sta arrivando alla cima appunto della montagna. Ma dal punto di vista simbolico, vi ricordate che nel primo canto del Purgatorio abbiamo avuto modo di parlare delle stelle come simboli delle virtù, quando appunto Dante vede che il viso di Catone illuminato da quattro stelle in un modo così intenso che sembrava illuminato direttamente dal sole. Vi ricordate che abbiamo fatto questo discorso che viene esplicitato insomma nell'Eden, quindi lo leggeremo tra qualche settimana, secondo cui quelle quattro stelle rappresentano le virtù cardinali e chiaramente poi Dante vedrà anche nell'Eden quelle teologali, no? Quindi dal punto di vista simbolico è anche molto significativo che Dante ora, che ha già attraversato tutte le cornici e si è purgato circostanzialmente dai sette peccati capitali, veda le stelle che simboleggiano le virtù più grandi e più luminose, e quindi come le videro Eva e Adamo prima del peccato, in un modo di una purezza come sono le virtù appunto prima di essere violate dal peccato. Allora al verso 91, sì ruminando e sì mirando in quelle mi presi il sonno che sovente, anziché il fatto sia, sa le novelle. Cioè così ruminando, Dante prende lo stesso verbo delle capre, ma chiaramente qua con uso metaforico, come chiaramente Dante sta meditando, e così contemplando quelle stelle mi prese il sonno, quindi Dante si addormenta, ma come poeta sfrutta il doppio senso di sonno come attività del dormire, come attività del sognare, e immediatamente passa a quello che ricorda, cioè il sogno.
il sonno che sovente, cioè che spesso, anzi che il fatto sia, conosce le notizie, cioè quel sogno nel quale si conoscono le cose prima che accadano. Infatti adesso, ora faremo la pausa che la mettiamo tra la notte e l'alba, perché dopo la pausa vedremo che Dante racconta il terzo sogno che fece nel purgatorio, in questa terza notte, e che come gli altri due sogni, vi ricordate quello che si narra nel nono canto, in cui Dante sogna di essere trasportato da un'aquila alla sfera di fuoco, e quando si sveglia Virgilio gli spiega che mentre lui sognava è stato trasportato da Santa Lucia davanti alla porta del purgatorio vero e proprio. L'altro sogno, vi ricordate, Dante lo narra nel canto diciannovesimo, ed è un sogno demoniaco, quello della femmina Balba che davanti allo sguardo innamorato di Dante va acquistando virtù che la rendono una sirena molto seducente. Anche questa Virgilio poi gli spiega, profetizzava i tre mali che lui avrebbe visto nelle ultime tre cornici, le tentazioni, e anche come ci si libera da esse attraverso quest'altra donna santa, insomma, che risveglia Virgilio, il Virgilio del sogno, no? Dopo la pausa, allora, leggeremo il terzo sogno, anche questo profetico, e anche questo, come si dirà, fatto nell'ora in cui si avvicina l'aurora, e quindi l'anima è più pura per accogliere il messaggio divino. Se siete d'accordo, e anche se non lo siete, perché chiaramente insomma lo decido io, non ci mettiamo a votare, facciamo 5 minuti di pausa durante i quali vi chiedo di mandarmi i vostri dubbi alla chat, e poi riprendiamo e leggiamo la seconda bellissima parte del canto. Grazie. Allora, riprendiamo. Qualcuno commenta, stiamo già piangendo per la partenza di Virgilio. Sì, cerchiamo di non fare figuracce. E qualcuno domanda, dice che non gli è rimasto chiaro se Virgilio conosceva gli occhi di Beatrice e la sua speciale bellezza. Sì, infatti, nel secondo canto dell'Inferno, quando Dante ha questa prima crisi, per la quale non vuole inseguire Virgilio nella strada, insomma, dell'aldilà, lui racconta come Beatrice scese dal paradiso per venirlo a prendere all'inferno, e prima dice gli occhi suoi che luccicavano più che la stella. E più avanti, dopo che Beatrice racconta a lui come Santa Lucia è venuta a chiamarla, dice che i suoi occhi lucenti piangevano. Quindi ci sono ben due cenni nel secondo canto dell'Inferno in bocca di Virgilio alla bellezza degli occhi di Beatrice. Sarebbero sogni dentro del grande sogno? I sogni che fa Dante, che la Divina Commedia sia un sogno, insomma, non è molto pacificamente accettato, no? È un'idea piuttosto di Borges che pochi dantisti condividerebbero. E infatti, per coloro che sostengono che il libro è prodotto di un sogno, i sogni che fa Dante nel Purgatorio sono un problema, effettivamente, perché sarebbero, certo, sogni dentro un sogno. Insomma, sembra strano che un sogno abbia tutti questi particolari, sia così articolato, vero? Bene, allora, riprendiamo dal verso 94. Chiaramente c'è stata un'elissi, come di solito c'è, tra quando Dante perde conoscenza per un qualche motivo finché non la riacquista, in questo caso perché si è addormentato, e al verso 94, come dicevamo prima della pausa,
si apre la narrazione del sogno con la stessa formula nell'ora che con cui si erano aperti gli altri due sogni, quello del canto nono e del canto diciannovesimo. Nell'ora credo che dell'Oriente prima raggiò del monte Citerea, che di fuoco d'amor par sempre ardente, questa volta per indicare l'ora dell'alba, dice nell'ora credo in cui Venere raggiò nel monte Citereo, che è il monte Citera, vicino appunto dove nacque Venere, allora in cui ragione il monte del Purgatorio Citerea Venere prima, cioè prima che esca il sole viene appunto il lucero, no? Venere che sempre sembra ardente del fuoco d'amore. Vi ricordate che nel primo canto del Purgatorio Dante parla del bel pianeta che d'amar conforta, cioè appunto Venere, che simboleggia l'amore, e infatti vedremo quando arriveremo l'anno prossimo al terzo cielo nel paradiso, che è il cielo appunto di Venere, quello che invita l'animo all'amore. Quindi perché è importante questo? Dante sta dicendo all'ora dell'alba, no? E indica l'alba appunto come quell'ora in cui raggia la sua luce Venere prima che il sole illumini il cielo. Però che ricordi appunto la stella dell'amore, di nuovo diciamo traccia quest'arco che è cominciato all'inizio del Purgatorio, includendo tra una menzione all'amore e un'altra tutta la strada fatta. Non a caso vi ricordate che nel mezzo del Purgatorio, nel canto diciottesimo, Virgilio ha spiegato che cos'è l'amore, perché l'amore insieme alla libertà sono i due grandi assi del libro. Adesso al verso 97, a quell'ora dice Dante di aver sognato: giovane e bella, in sogno mi parea donna vedere andare per una landa cogliendo fiori. Cioè mi apparve nel sogno una donna giovane e bella che camminava in una pianura raccogliendo dei fiori, e quindi in una sorta di locus amoenus, e cantando dicea, e cantava questo la donna dentro il sogno di Dante, al verso 100. Sappia qualunque il mio nome dimanda chi mi sollia, e vo muovendo intorno le belle mani a farmi una ghirlanda. Cioè chiunque domandi il mio nome sappia che io sono Lia, e muovo le mie mani belle, di nuovo l'aggettivo belle, che è molto importante come ora vedremo, facendomi una ghirlanda di fiori per piacermi allo specchio cui mi adorno, cioè mi adorno di fiori, e anzi di una ghirlanda che è prodotto del lavoro delle mie mani, per piacermi allo specchio. Ma mia suora Rachel mai non si smaga del suo miraglio e siede giorno, ma la mia sorella Rachele non si stanca mai di guardarsi allo specchio ed è seduta tutto il giorno, a differenza di me, dice Lia, che cammino raccogliendo i fiori e facendo la ghirlanda con le mani. Verso 108, lei lo vedere e me l'ovrare appaga, cioè Rachele è appagata, cioè soddisfatta dal vedersi allo specchio, io sono appagata dall'operare, dall'ovrare con le mani. Qui, diciamo, finisce il canto di questa donna del sogno di Dante, e quindi vediamo che cosa significa. Intanto lì e Rachele, sapete, sono due sorelle, le figlie del
re Labano che sono state date in spose a Giacobbe. Giacobbe in realtà era innamorato di Rachele, ma siccome Lia era la primogenita, dovette servire 7 anni il re Labano per ottenere prima Lia, che era, secondo la Bibbia, brutta ma fertile. Con Lia, Giacobbe fa i figli, dopodiché continua, insomma, a lavorare per Labano per ottenere in sposa Rachele, bella ma sterile. Come al solito, insomma, l'interpretazione cristiana diciamo, degli elementi e dei personaggi dell'Antico Testamento, Dante si inserisce in questa esegesi, insomma, cristiana, secondo cui Lia e Rachele rappresentano la vita attiva e la vita contemplativa, rispettivamente. Lia brutta ma feconda, la vita attiva, quella insomma del mondo, Rachele, la vita contemplativa che porta alla felicità celestiale, bella ma appunto non attiva al mondo. Lo specchio invece che nomina Lia nel sogno è tradizionalmente associato all'anima razionale, che è specchio di Dio, quindi la contemplazione della propria interiorità porta alla visione indiretta, come sempre in questo mondo, di Dio. Dante nel Convivio parla anche di un animo pratico distinto dall'animo contemplativo, che servono appunto per raggiungere rispettivamente la felicità nel mondo, l'animo pratico, e la felicità celestiale, l'animo contemplativo e quindi superiore, perché serve per raggiungere chiaramente la vita eterna. E nella monarchia, associati a questi due, diciamo, aspetti della vita umana, Dante ovviamente parla delle conseguenze politiche, del fatto che l'uomo, avendo, insomma, queste due parti dentro di sé, la parte materiale del corpo destinata a perire, tende alla felicità in questo mondo che è rappresentata dal paradiso terrestre, e avendo in sé l'anima razionale creata direttamente da Dio, quindi destinata a durare eternamente, alla finalità della salvezza e quindi la felicità in paradiso. La prima, la felicità del mondo, la si raggiunge attraverso la filosofia, quindi l'esercizio delle virtù morali e intellettuali, la seconda, chiaramente, che è la visione di Dio attraverso diciamo, Dante dice, i documenti spirituali, e cioè le virtù teologali e la lettura delle sacre scritture. Quindi, è tradizionale il fatto che per raggiungere la vita eterna si debba attraversare la vita del mondo. Questo era già, diciamo, nell'interpretazione cristiana di queste due sorelle della Bibbia. Quello che è una novità dantesca è il fatto che Lia, che nella Bibbia è brutta, nel sogno di Dante sia bella, e cioè che la vita attiva nel mondo sia bella. E questo è collegato appunto a quest'idea della monarchia secondo cui l'uomo è destinato ad ambire una felicità anche nel mondo come preparazione propedeutica per il raggiungimento della felicità dell'aldilà. Questo indica il fatto che Giacobbe non abbia potuto sposare direttamente Rachele senza aver sposato prima Lia. E cioè, nella visione di Dante, perciò è così importante per lui l'instaurazione dell'impero come appunto istituzione
che garantisca le condizioni di pace, giustizia e libertà che rendono possibile la felicità in questo mondo, perché è attraverso questa felicità in questo mondo, che coincide con la virtù che insegna la filosofia, che si può raggiungere la vita eterna, come via e passaggio stavo per dire Beatrice, perché l'altro problema di questo sogno è, così come Dante stesso ha annunciato e capita anche con gli altri due sogni che ha fatto in Purgatorio, anche questo è un sogno ispirato, quindi un sogno profetico che sta annunciando una realtà imminente di qualcosa che capiterà a Dante. Beh, lo vedremo nei prossimi canti, che cosa avviene nell'Eden che è stato annunciato da questo sogno di Lia che nomina Rachele. Va bene? Allora, quando è finito il canto di questa donna dentro il sogno di Dante, al verso 109, Dante si sveglia a causa di questi, raggi del sole che comincia ad apparire. E già per gli splendori antelucani che tanto ai pellegrin surgon più grati quando tornando al Bergan men lontani, le tenebre fuggian da tutti i lati e il sonno mio con esse, ond'io levami, vegendo i gran maestri già levati. Bellissimo questo paragone, no? Dice, cioè quello che dirà globalmente è che Dante, si sveglia per via di questi raggi del sole che stanno salendo, ma quando parla di questi splendori antilucani, cioè lo splendore che precede l'alba, dice questi splendori rendono più felici i pellegrini quando tornando a casa hanno passato la notte più vicini a casa. Cioè il fatto che Dante attribuisca ai raggi antelucani questa felicità del pellegrino che è prossimo al suo ritorno a casa è significativo, perché anche lui si sta svegliando l'ultima mattina, l'ultima alba del suo percorso, ed è molto vicino all'Eden, che era l'obiettivo ultimo di questo percorso insieme a Virgilio, e che simboleggia, da quello che Dante stesso dice appunto nella Monarchia, la vita felice nel mondo. Allora, già a causa di questi splendori antelucani che sono più graditi quanto più vicini si è al ritorno, fuggivano le tenebre da tutte le parti e il mio sonno insieme ad esse se ne andava insieme al buio, per cui, dice Dante, io mi alzai vedendo che anche Virgilio e Stazio erano già in piedi. E allora al verso 115 Virgilio dice a Dante, riprendendo, come io accennavo prima, questa metafora del pomo, cioè del frutto dolce, che era apparso, no, in questo paragone dell'adulto che tenta il bambino con il pomo dolce, e al verso 115 parla Virgilio: quel dolce pome che per tanti rami cercando va la cura dei mortali, oggi porrà in pace le tue fami. Cioè quel dolce frutto che simboleggia la felicità, che attraverso tanti rami va cercando l'affanno dei mortali, no? Come se noi umani fossimo degli uccellini che andiamo di ramo in ramo cercando un frutto che è la felicità. Virgilio annuncia a Dante: oggi quel frutto appagherà tutti i tuoi desideri, tutte le tue fami saranno colmate
da questo frutto che è la felicità. Arriverai oggi a quello che tutti i mortali vanno alla ricerca. Verso 118 sono finite le parole di Virgilio. Virgilio in verso me queste cotali parole usò, dice queste parole cotali, cioè così importanti, e mai non furo strenne che fossero di piacere a questo guai. Cioè, strenne sono doni augurali, no? Non ci furono mai doni augurali che provocassero un piacere uguale a quello che mi causò questo annuncio. E al verso 121, tanto voler sopravvoler mi venne dell'esser su che ad ogni passo poi al volo mi sentì a crescere le penne. Cioè, una tale volontà proveniente dall'annuncio di Virgilio si aggiunse sopra il volere che avevo già di essere su nell'Eden, che ad ogni passo sentivo che mi crescevano le ali per il volo. Vi ricordate che quasi all'inizio della salita, Dante, vedendo che la montagna era così alta, aveva domandato a Virgilio: quanto è alta questa montagna, perché non riesco a vedere la sua cima? E Virgilio aveva detto: non so quanto sia alta, la sola cosa che ti annuncio è che questa montagna, ed era sottinteso, a differenza delle montagne al mondo, è più dura all'inizio e diventa sempre più facile man mano che ci si avvicina alla cima. E aveva detto: quando ti sarà così facile salire come a una nave andare verso corrente, e quindi più che sforzo sentirai diletto, starai arrivando alla fine. È questo che sente Dante. Ormai è privo di peccato. E gli è stato annunciato che la felicità la vedrà alla fine di quella scala. E quindi sente che gli crescono le ali, cioè si sente leggero come se volassero, non sente più il peso che è legato all'attrazione del male. Bene? Allora, al verso 124, come la scala tutta sotto noi fu corsa e fummo in sol grado superno, in me ficcò Virgilio gli occhi suoi e disse. Allora, non appena tutta la scala fu sotto di noi, quindi avevamo finito di percorrerla, e fummo tutti e tre, Virgilio chiaramente, Stazio e Dante, sul gradino più alto, Virgilio fissò i suoi occhi in me e disse. Il fatto che Virgilio guardi Dante agli occhi annuncia un discorso solenne. Virgilio l'ha fatto pochissime volte questo. In genere, non so se ricordate, sia nell'inferno che nel purgatorio spiega le cose a Dante, gli rimprovera le cose oppure lo educa man mano che camminano. Le poche volte che lo guardò agli occhi è stato per dire cose molto importanti, come infatti saranno queste parole che leggiamo ora. Verso 127. Il temporal fuoco e l'eterno veduto hai, figlio, e sei venuto in parte dove io per me più oltre non discerno. Allora, qui è molto importante che Virgilio stia parlando in seconda persona a Dante, perché effettivamente questo discorso, che come avrete sentito quando abbiamo letto sarà l'ultimo di Virgilio, è insomma un discorso nel quale Virgilio praticamente scompare dalla scena e dice solo le parole che Dante ha bisogno di sentire, cioè è del tutto dedito alla sua missione di maestro
E quindi dice a Dante, perciò parla in seconda persona, come dicendo tu sei arrivato, non io, perché questo posto non è mio. Io sono stato solo al tuo servizio. Allora gli dice il fuoco temporale, cioè quello del purgatorio, e l'eterno, quello dell'inferno, hai già visto, figlio, e sei arrivato a una parte, a una zona dove io per me stesso non posso vedere, non discerno oltre, quindi non posso più insegnarti niente. Tratto t'ho qui con ingegno e con arte, cioè ti ho portato fin qua con la mia intelligenza e con la mia tecnica, cioè le due più alte risorse della ragione. Ti ho messo, cioè, a disposizione tutto quello che sono io, dice Virgilio, quello che io so fare. Lo tuo piacere ormai prendi per duce, cioè ormai prendi come guida, duce è la parola duca che ha caratterizzato Virgilio lungo tutto il viaggio. Adesso gli sta dicendo non ti posso più guidare, perché da ora in poi io non posso vedere il limite della ragione, vero? E quindi ormai prendi il tuo piacere come guida. Questa è una dichiarazione importantissima che implica una constatazione generale, cioè ormai essendo privo di peccato, senza avere dentro di sé le false tentazioni delle passioni corrotte, il piacere è prova del bene. Cioè, nella condizione di purezza in cui è Dante, può prendere come guida quello che gli fa piacere, perché coinciderà senz'altro con il bene. Questa è la condizione dell'uomo privo di peccato. La virtù coincide con il piacere. E al verso 132, con una citazione del Vangelo di Matteo, Virgilio dichiara: "Fuor sei dell'arte vie, fuor sei dell'arte", cioè ormai sei fuori dalle vie difficili, dalle vie strette. Vi ricordate nel Vangelo di Matteo si dice che insomma la via che conduce, che ci sono molte vie molto larghe, ma quelle che portano alla vita e alla verità sono difficili. Sono infatti per la prima volta Dante si trova in una pianura, non deve né scendere né salire, è arrivato a una pianura dove non c'è una strada indicata. Allora, quello che gli sta dicendo Virgilio è: il lavoro è finito, sei fuori dalla via della ristrettezza, della difficoltà, sei arrivato alla felicità. E infatti gli fa vedere il giardino dell'Eden. Al verso 132, vedi lo sol che in fronte ti riluce. Vedi le erbette, i fiori e gli arbuscelli che qui la terra sol da sé produce. Cioè, vi ricordate che Dante, quando è entrato dalla porta del Purgatorio, gli erano state segnate queste sei lettere P che segnavano i peccati, che in qualche modo impedivano che la luce si riflettesse pura sul suo viso. Adesso Virgilio gli fa notare che il sole gli riluce nella fronte. Il sole, vi ricordate, che è simbolo di Dio, e quindi Virgilio sta annunciando che Dante ha raggiunto un grado di purezza che può riflettere come uomo puro la bontà di Dio. E gli indica le erbe, i fiori e gli arbuscelli che la terra del paradiso terrestre produce da sé, senza lavoro, perché è la terra
precedente il peccato originale. È la terra che, come vedremo la settimana scorsa, rappresenta l'habitat che era stato destinato da Dio all'umanità, dove poteva vivere l'essere umano in piena armonia con la natura. E al verso 136, è sempre Virgilio che parla chiaramente, il canto si chiude con il discorso suo: mentre che vegnan lieti gli occhi belli che lagrimando a te venir mi fenno, sederti puoi e puoi andar tra elli. Cioè, finché non arriveranno felici, lieti, gli occhi belli di Beatrice, che piangenti mi fecero venire a te, cioè questo è molto importante, di nuovo, no? Così come Virgilio dava animo a Dante dentro il fuoco dicendo gli occhi suoi già veder parmi, anche qua gli dice: mentre tu aspetti che arrivi Beatrice, ma per nominare Beatrice nomina appunto metonimicamente di nuovo questi occhi che lucevano più che la stella, e gli dice che arriveranno lieti, mentre invece lui, Virgilio, nel limbo li vede pieni di lacrime, perché Beatrice piangeva per lo stato pessimo in cui si trovava Dante. Ora saranno contenti perché Dante ha superato quella crisi ed è puro, e quindi Dante vedrà gli occhi felici di Beatrice che Virgilio vide piangenti. Allora gli dice: finché non arriveranno gli occhi di Beatrice, ti puoi sedere o puoi camminare, passeggiare in mezzo agli alberi fiori dell'Eden. È la prima volta in tutto il viaggio che Dante può fare quello che vuole. Non deve per forza frettare il passo, limitarsi, insomma, fare tutte le indicazioni che gli ha dato Virgilio. Questo, diciamo, parla appunto della sua autonomia appena raggiunta, e il fatto che Dante si possa sedere o possa camminare sembra di avere un rapporto con l'ierachele del sogno, cioè con il fatto che, perché chiaramente sedersi è legato alla vita contemplativa, mentre invece camminare è legato alla vita attiva. Il fatto che Dante possa scegliere che fare è indicativo del fatto che, una volta raggiunta la purezza e la libertà che ha raggiunto Dante, non c'è un solo modo di fare il bene, ma che ognuno può spontaneamente seguire quello che il suo piacere gli detta. E adesso, al verso 139, Virgilio pronuncerà le sue ultime parole del libro: non aspettarmi o dir più né mio cenno, cioè non aspettarti da me né una parola né un gesto. Libero, dritto e sano è tuo arbitrio, e fallo fora, non fare a suo senno. Cioè il tuo arbitrio è libero, cioè si è liberato dalle catene del peccato in cui ti trovavi nella selva. È dritto, cioè si è indrizzato rispetto, diciamo, alla dritta via persa della selva, ed è sano, si è risanato dalla malattia delle passioni che ti rendevano schiavo. E quindi, in queste condizioni, sarebbe un fallo, un errore, non seguire il tuo arbitrio. Cioè l'uomo, quando è libero e dritto, non deve ricevere ordini da altri. Deve agire secondo la propria libera volontà, perché ormai è in grado di distinguere senza dubbi il bene dal male, e seguendo il proprio piacere seguirà il bene.
non sarebbe bene avere un'altra guida che non il proprio arbitrio in queste condizioni. E quindi nell'ultimo verso, Virgilio, come un sacerdote, dice a Dante: per chi ho te, sovra te corono e mitrio. Cioè, dare la corona e la mitria a qualcuno era diciamo, il rituale che faceva il Papa quando incoronava l'imperatore. Quindi Virgilio sta, attraverso queste parole, dichiarando Dante padrone di se stesso. Vedete con quanta generosità e sobrietà Virgilio, che tra un po' tornerà all'inferno, solo parla di Dante. Cioè, la sola cosa che fa è dire a Dante quello che Dante deve sentire. E con queste parole Virgilio si congeda verbalmente da Dante. Non scompare subito dalla scena, ce l'avremo con noi ancora per alcuni canti, ma come lui stesso ha annunciato, non sentiremo più la sua voce. Questo fatto, cioè che tra il congedo verbale di Virgilio e la sua effettiva scomparsa ci sia un po' di tempo, è indicativo del momento dell'uomo in cui, essendo padrone di se stesso, è da solo, agisce per sé. Infatti, vedremo la settimana prossima che per la prima volta Dante camminerà davanti a Stazio e Virgilio. Farà quello che vuole, seguendo il suo piacere, come gli ha detto Virgilio, e come vedremo continuerà a fare anche nella vita. Troveremo un cenno a questa indicazione di Virgilio, credo, nell'ultimo canto del Paradiso. Lo rileggiamo? Non ringraziate me, ringraziate Dante e anche Virgilio, no? Certamente. Siccome quando i primi raggi vibra, laddove il sol fa torlo sangue sparse, cadendo Ibero sotto l'alta libra, e l'onde in Gange da non ariarse, si stava il sole, onde il giorno s'engiva, come l'angel di Dio lieto ci apparse. Fuor della fiamma stava in sulla riva e cantava: Beati mondo corde, in voce assai più che la nostra viva. Poscia, più non si va se pria non morde anime sante il fuoco, entrate in esso e al cantar di là non siate sorde. Ci disse come noi li fummo presso, perché io divenni tal quando l'intesi, quale colui che nella fossa è messo. In sulle man commesse mi protesi, guardando il fuoco e immaginando forte umani corpi già veduti accesi. Volsersi verso me le buone scorte, e Virgilio mi disse: Figliuol mio, qui può esser tormento, ma non morte. Ricorditi, ricorditi, e se io sovresso Geriun ti guidai salvo, che farò ora presso più a Dio? Credi per certo che se dentro all'albo. Scusate, mamma mia, mi sono perso un foglio. Va bene, scusate. Vabbè, mi è scomparso un foglio. Questa è l'emozione, vedete? Boh, non c'è. Allora prendo. Allora, scusate, riprendo da quando Virgilio comincia a parlare, eh? E di nuovo mi sono perso un altro foglio, che figura. Proprio oggi, quando ho sentito il mio maestro e mi ha detto: Che canto fai oggi? Ho detto il 27esimo. Mi ha detto: Mi raccomando, non farmi fare figuracce, perché lui lo sa che una volta ho pianto leggendo questo canto.
Allora, Virgilio ha cominciato a dire ad Dante, ma mi sono perso un altro foglio. Vedete che senza Virgilio tutto questo è impossibile, perché se se ne va lui io mi perdo le cose. Allora gli dice: ricorditi, ricorditi, ormai non trovo più il foglio, e se sovre soggerionti mi dai salvo, che non farò ora che siamo più presso a Dio? E allora poi gli dice, quando Dante appunto non vuole entrare, gli dice: se dentro l'alvo di questa fiamma stessi 1000 anni, non ti potrebbe far d'un capel calvo. E se tu forse credi che io ti inganni, fatti ver lei e fatti far credenza con le tue mani al lembo dei tuoi panni. Pon giù, omai, pon giù ogni temenza, volgiti in qua e tieni, entra sicuro e io pur fermo e punta coscienza. Quando mi vide star pur fermo e duro, turbato un poco disse: or vedi, figlio, tra Beatrice e te è questo muro. Come al nome di Tisbe apersi il ciglio, Piramo in sulla morte riguardolla, allor che il gelso diventò vermiglio, così la mia durezza fatta solla, mi volsi al savio duca udendo il nome che nella mente sempre mi rampolla. Ond'ei crollò la fronte e disse: come volenci star di qua? Indi sorrise, come al fanciul si fa che vinto altrone. Poi dentro al fuoco innanzi mi si mise, pregando Stazio che venisse retro, che pria per lunga strada ci divise. Siccome fui dentro, in un bogliente vetro gittato mi sarei per rinfrescarmi, tant'era ivi l'incendio senza metro. Lo dolce padre mio, per confortarmi, pur di Beatrice ragionando andava, dicendo: gli occhi suoi già veder parmi. Guidavaci una voce che cantava di là, e noi, attenti pure a lei, venimmo fuor la voce si montava. Venite, benedicti, patris mei, sonò dentro un lume che lì era, tal che mi vinse, e guardar non potei. Lo sol sen va, soggiunse, vien la sera, non v'arrestate, ma studiate il passo, mentre che l'occidente non s'annera. Dritta salì alla via per entro il sasso, verso tal parte ch'io toglievi i raggi dinanzi a me del sol che era già basso. E di pochi scaglion levammo i saggi che il sol corcar, per l'ombra che si spense, sentimmo dietro e io e le miei saggi. E pria che in tutte le sue parti immense fosse orizzonte fatto d'uno spettro e notte avesse tutte sue distenze, ciascun di noi d'un grado fece letto, che la natura del monte ci affranse, la possa del salir più e il diletto. Quali si stanno ruminando manse le capre, state rapide e proterve sopra le cime, avante che si impranse, tacite all'ombra mentre che il sol ferve, guardate dal pastor che in sulla verga poggiato sé, e lor di posa serve. E quale il mandrian che fuori alberga lungo in peculio suo queto pernotta, guardando perché fiera non lo sperga. Tali eravamo tutti e tre a lotta, io come capra ed ei come pastori, fasciati quinci e quindi d'alta grotta. Poco parer potea lì del di fuori, ma per quel poco vedea io le stelle di lor solere e più chiare, maggiori. Si ruminando e si mirando in quelle, mi presi il sonno che sovvente, anzi che il fatto sia, sa le novelle. Nell'ora credo che dell'Oriente prima raggiò del monte Citerea, che di fuoco d'amor par sempre ardente, giovane e bella in sogno mi parea donna vedere andar per una landa, cogliendo fiori, e cantando dicea: sappia qualunque il mio nome dimanda, chi mi son lia, e vo muovendo intorno le belle mani a farmi una ghirlanda. Per piacermi allo specchio qui m'adorno, ma mia suora Rachel mai non si smaga del suo miraglio e siede tutto giorno.
E lei di suoi begli occhi veder vana, com'io dell'adornarmi con le mani, lei lo vedere e me lovrare appaga. E già per gli splendori antelucani che disastro. Allora, riprendo da quando parla Lia nel sogno, va bene? Non so dove eravamo. Madonna, che disastro. Claudia, Va eravamo bene. arrivati al verso 108. 108? Sì, eravamo Ah, arrivati lì. ottimo, grazie. Allora il sogno l'avevamo letto. Andiamo al risveglio. Grazie. Verso 109, allora. E già per gli splendori antelucani che tanto a Pellegrin surgon più grati, quanto tornando al Bergan men lontani, le tenebre fuggian da tutti i lati e il sonno mio con esse, ond'io levami, veggendo i gran maestri già levati. Quel dolce pome che per tanti rami, cercando la cura dei mortali, oggi porrai in pace le tue fami. Virgilio in verso me queste cotali parole usò, e mai non furo strenne che fosser di piacere a queste uguali. Tanto voler sopravvolermi venne dell'esser su, che ad ogni passo poi al volo mi sentia crescer le penne. Come la scala tutta sotto noi fu corse, fummo in sol grado superno, in me ficcò Virgilio gli occhi suoi, e disse il temporal fuoco e l'eterno, veduto hai figlio, e sei venuto in parte, dov'io per me più oltre non discerno. Tratto t'ho qui con ingegno e con arte. Lo tuo piacere ormai prendi per duce. Forse dell'arte vi, forse dell'arte. Vedi lo sol che in fronte ti riluce. Vedi le erbette, i fiori e gli arbuccelli che qui la terra sol da sé produce. Mentre che vegnan lieti gli occhi belli, che lagrimando a te venir mi fanno, sederti puoi e puoi andar tra elli. Non aspettar mio dir più, né mio cenno. Libero, dritto e sano è tuo arbitrio, e fallo fora non fare a suo senno, perché io te, sovra te, corono e mitrio. Scusate dei disagi. Grazie dell'attenzione. Ci vediamo la settimana prossima.